Carissimi amici, buon weekend, buon sabato sera, recensione di nuova linea che abbiamo atteso per diversi mesi, a questo punto diversi mesi, una un po' rivoluzione da parte del produttore per quanto riguarda soap e aftershave, e stiamo parlando appunto di Abate di Lavantia che viene sul mercato con questa nuova linea che si chiama di soap e aftershave, che si denomina con Monet. Monet, quindi il pittore francese che ci fa ricordare diverse sue opere. Vediamolo in recensione. Allora, Monet. Allora, innanzitutto la linea consta chiaramente di un soap e di un aftershave. Abbiamo visto in passato diverse linee di Abate di Lavantia. Questa volta addirittura ho chiesto al produttore una descrizione audio di quello che aveva prodotto. No, ma ve lo dico proprio chiaramente. Ho chiesto appunto ad Abate di Lavantia una recensione audio, ma non una recensione. La recensione è quella che poi facciamo noi, che vediamo noi, che vediamo davanti allo specchio. Ho chiesto al produttore che cosa era il prodotto, quali erano le caratteristiche del prodotto, e lui mi ha inviato tre audio messaggi via mail molto ricchi di minuti, quindi di almeno 10 minuti cada uno del prodotto fatto. E io sono veramente entusiasta di questa caratteristica perché nessun altro produttore lo aveva mai fatto. Una descrizione molto lineare che mi faceva capire quello che effettivamente era stato costruito. Questo che... Ma io vi farei sentire gli audio messaggi. Sono veramente molto caratteristici. Sono molto... Cioè, sono emozionanti addirittura. Su alcuni aspetti sono addirittura emozionanti. Vabbè, comunque noi ci basiamo sulla recensione di questa nuova linea di Abate di Lavantia, Monet, che vediamo. Allora, vediamo se riesco a non tagliare. Mi piace sempre tagliare il... no, lo devo tagliare purtroppo. Lo devo tagliare. Taglio dietro, ma lo taglio. Devo farlo. Lo devo fare. Devo farlo. È un sigillo poi. È un sigillo. Vediamo nascere appunto in video chiaramente questo Monet che riprende chiaramente l'autore, il pittore delle omonime opere. Allora io ripercorro un po' le informazioni audio, però nello stesso tempo ho una mia impressione chiaramente del
di quello che sto ascoltando, di quello che sto sentendo olfattivamente. È un soppo artigianale. Si vede dal confezionamento che ha questa. È incastonato praticamente nella confezione. Non è vaporoso come al solito, ma è schiacciato, quindi contenuto, premuto, concentrato. Questo Abate di Lamantia Monet Soap. Allora, rivoluzione di questo soap, vi dico un po' quello che ho sentito via audio. Allora, sicuramente il messaggio che vuole mandare il produttore è quello della consistenza dell'inci molto naturale. È che ha affidato appunto a delle certificazioni bio assolute del SOP, quindi affidandosi addirittura a delle acque oltre che naturali, anche depurate ulteriormente, ed un utilizzo di oli particolari che sono l'olio di girasole, il ricino, il cocco e l'aggiunta dell'estratto di rosa canina, oltre che ai pistilli di zafferano inseriti all'interno della preparazione, che quelli non mancano mai con le preparazioni di appunto Abate di Lamantia. Ma vediamo un po' la mia impressione. Sicuramente il grado olfattivo è quello che mi preannunciava il produttore, che è appunto quello del fiore, eh? Un fiore grasso. Ninfea. Il vegetale che praticamente staziona sulla superficie di un lago e il fiore scaturisce da questa preparazione, da questo soap. In effetti ha l'impressione di grassezza di questo prodotto, eh? Concentrato poi, perché lo vedo concentrato. Adesso lo proviamo. Ho dimenticato di mettere in ammollo il pennello, ma tanto ci vorranno 30 secondi per questo Chubby 2 Synth Ruby, uno tra i miei preferiti. Uno tra i miei preferiti. Aggiungiamo anche un po' più acqua. Abbondiamo proprio. Lo lasciamo in ammollo. 30 secondi in galleggiamento. Galleggiamento questo Chubby 2 Synth versione Ruby. Ebbene, questo Abate di Lamantia lo vedo compatto, grasso. È grasso questo Abate di Lamantia. Mi sembra molto ricco, mi sembra diverso dagli altri confezionamenti. Perché proprio è compatto, non ha quella vaporosità che può avere, che poteva avere o che può avere un sapone comune. È proprio compatto, sembra quasi pressato a mano.
Questo penetrare di profumi, di rose, di fiori, il legno, addirittura un legno salmastro, eh? Sì, perché non è un legno dolce. Un legno salmastro, addirittura io sento la salsedine all'interno del naso. Eh? Non so se è una sinapsi, qualcosa del genere. Ci sento del salmastro. Vediamo un po'. Come si comporta questo soap sulla superficie del viso? Eh? Questo Chubby 2 Sint versione Ruby? Eh? Ti vado a strizzare ulteriormente. Vediamo un po'. Abate di diamantina, come lo prelevo? Sicuramente con le dita non voglio assolutamente prelevarne troppo di prodotto. Trattasi di prodotto a questo punto prezioso, perché comunque secondo me questi prodotti sono di nicchia, sicuramente. Sono assolutamente di nicchia, ne prelevo una quantità indicativamente giusta. Troppo esagerata, credo. Vediamo un po', eh? Lo poniamo sul fondo della ciotola. È molto concentrato questo abate di Lamantia. Molto concentrato. E vediamo un po', mettiamolo a regime, questo abate di Lamantia, con Chubby 2 Sint Ruby. Non l'ho coperto, devo coprire il soap. Devo coprire il soap intanto che monto la preparazione. Qui ci vuole già un'addizione di acqua. Io direi che si concentra tutto all'interno del ciuffo a questo punto, eh? E che possiamo procedere al montaggio. Una cosa che voglio fare è coprire il soap che avevo aperto. Perché non amo lasciare le confezioni aperte, eh? Quindi va sempre coperto il sapone, ma soprattutto io raccomando di non prelevare il soap con il pennello della confezione, perché si rovina il soap. Bagno il viso e vado a montare abate di Lamantia Monet
con Chubby 2 Synth Ruby, esplosione del fiore grasso. Addirittura prendo il pennello con l'impugnatura ferma, in questo modo. Il profumo dei fiori sicuramente arriva all'olfatto. E passo al montaggio più consistente. Più consistente nel montaggio, dove vado a smuovere il pelo, ma mi interessa anche la parte olfattiva grassa del soap, Un montaggio piuttosto profondo, devo dire. Profondo e poco spesso in superficie. Che è una caratteristica addirittura ricercata. Quindi si scende sotto il pelo, guardate che roba, addirittura in primo montaggio, un montaggio a stucco, pazzesco, eh? Allora, vediamo, sicuramente l'ariosità di questo soap, proprio per verificare quanto è rimasto in viso dopo il montaggio di corposo, Ma io ho visto subito che a poca superficie questo soap, pochissima superficie, guardate che roba, questo è quello che ho prelevato dal viso, pochissimo, pochissima superficie di residuo, di vaporoso, quindi, E poi l'olfatto che si sente è quello della... Allora, io non so come sia il profumo della ninfea, perché non è che tutti i giorni andiamo sul lago dove soprattutto ci sono queste ninfee e ascoltiamo con l'olfatto questo profumo. Però effettivamente è un profumo molto originale, molto caratteristico e si avvicina molto a quello della rosa, però è più grasso, è anche salmastro e insomma ha delle caratteristiche che sono piuttosto interessanti, sono piuttosto interessanti. Vediamo di addentrarci nella
nel montaggio un po' più profondo, proprio per vedere la lama invece dove arriva, come arriva. Sempre con questo Chubby 2 Synth. Sempre pazzesco. Ora noto che la vaporosità del sapone è comunque limitata. Un punto a vantaggio appunto del soap, perché la vaporosità non è sempre una nota positiva. Più è vaporoso, meno entra in contatto con la superficie della pelle ed entra nella rete della barba sottostante. Vediamo un po' la prova dell'unghia. Non ho fatto neanche la prova dell'asciugatura forzata, perché mi sembrava appunto che il soap reggesse oltremodo l'evidenza praticamente. Vediamo un po' la prova dell'unghia. E qua ho visto che praticamente non scalfisce minimamente è come se non ci fosse praticamente il soap, eh? Entra a far parte del pelo, quindi protegge l'epidermide. Addirittura contropelo provo l'unghia contropelo, ma vedo che rimane attivo, cioè non viene via praticamente, non viene via. Quindi mi sembra un soap molto protettivo. Mi vado a risciacquare il viso, quindi risciacquo abbondante. Queste note di floreali così primaverili, ma anche grasse, quindi che danno, oltre all'impatto di protezione fisico, restituiscono anche una protezione mentale sul viso, no? È proprio un sentore olfattivo grasso, di rosa grassa, di fiore, di note floreali grasse, salmastre, che danno un'indicazione anche mentale sulla protezione viso, oltre che tecnica. Non so se sono riuscito a comunicare
il grado, però era quello che sentivo, che sono riuscito a comunicare, insomma. Allora, residuo del soap piuttosto sostenuto all'interno del pennello CiaB2 sintetico, che è chiaramente uno tra i più performanti al mondo a questo punto, per quanto riguarda i sintetici. Sicuramente i CiaB2 Synth sono una scoperta veramente che ha dato una svolta comunque al sintetico odierno, quello che proviamo oggi nel nostro bagno, a residuo della ciotola, pochissimi punti di soap, pochissimi i punti di soap, li vediamo in trasparenza sulla ciotola, pochi, quindi anche CiaB2 Synth appunto ha acquisito tutto il soap. Vado a risciacquare anche il pennello, scusate se mi sono dilungato così tanto, però ci stava una recensione piuttosto dettagliata su questo ritorno di Abate di Lamantia per quanto riguarda appunto la linea, perché erano diversi mesi che ormai non sentivamo più parlare di Abate di Lamantia. Avevo recensito o piuttosto citato dei prodotti che erano pre-barba, post-barba e crema, che erano sicuramente eccessi, ma mi aspettavo appunto un soap nuovo, una nuova linea come quella che abbiamo presentato oggi. E abbiamo anche l'aftershave che, se ci ha stupito già il soap, sicuramente ci stupirà anche l'aftershave, costruzione in cartone bio, a questo punto bio, un cartone, una bella cartonata di confezione molto elastica addirittura, ma che al tatto è veramente legnosa, è legnosa, è piacevole al tatto. Allora, Monet Aftershave, io lo agito. Qui si tratta di un aftershave. Io ho chiesto delucidazioni, indicazioni. Allora, si tratta di un aftershave alcolico, in questo caso, naturale derivato dall'orzo. È naturale, quindi si tratta di non un alcol come magari siamo abituati, che ne so, qualcuno è abituato agli aftershave di quelli, che ne so, da 2 euro al litro. Ecco, allora, questo è un aftershave che praticamente non ha nulla a che vedere. Un alcol derivato dalla fermentazione naturale è completamente diverso, ha caratteristiche diverse, post diversi, comportamento sulla pelle diversi e sicuramente ci sta. Allora, sentirlo dalla confezione è quasi sprecato perché ha un impatto olfattivo, ma sicuramente il lavoro olfattivo,
proviene praticamente dalla sua applicazione. È molto delicato, delicato, molto presente, sicuramente originale, dà un olfatto a chi lo porta e che non passa inosservato. Ecco, questa è una delle caratteristiche principali. Non passa sicuramente inosservato. Non è grasso, ha delle caratteristiche di aftershave, però direi che ha delle caratteristiche più che altro di colonia, eh? È una colonia. L'abbinerei alla crema di Abate di Lavantia, per esempio, proprio per accompagnare la linea, è piuttosto una colonia. Con questo sentore è piuttosto originale. Eh? È originale. Ora, io non dico perché è originale, perché come ho ripetuto prima, come ho detto prima e ripeto ora, non è che tutti sono abituati a passare in una laguna dove ci sono dove c'è un lago da cui affiorano le ninfee, grasse. Queste note di fiore così quasi celestiali, eh? È piuttosto particolare il sentore di questo Abate di Lamantia Monet. Mi sembra figo. Bene, carissimi amici, allora, la recensione del soap di Abate della linea, più che altro, che non del soap, della linea che abbraccio con due mani, la linea che proveremo domani in rasatura, eh? Monet di Abate della Mantia e Chubby 2 Synth Ruby. La recensione termina qui, ci vediamo domani per la prova in rasatura. E basta. Vi auguro una buona serata, un buon weekend sicuramente. Ciao da Mauro dal canale della rasatura del Neofita. Buona serata, amici.